Today, we talk about the other Dhammanupassana. Allora, oggi parliamo di quest'altro Dhammanupassana. So, yesterday we looked at the architecture of the world as it was expressed through the six sense bases. Ieri abbiamo visto l'architettura del mondo espressa nei termini delle sei basi sensoriali. So, today we can look at the architecture of the self as it is described through the five aggregates of clinging. Oggi guardiamo l'architettura del sé descritto secondo i cinque aggregati dell'attaccamento. Anyway, before we begin, a question: why did Rohitasa not? Why was Rohitasa never able to get to the end of the world? Prima di iniziare faccio questa domanda: perché Rohitasa non è stato in grado di raggiungere la fine del mondo? With his stride and his speed, why could he never get to the end? Con il suo lungo passo e la sua velocità. Yes, good, right. Seeing as the world is the world as we experience it through our six sense bases, he was carrying the world with him wherever he went. Perché, dato che il mondo viene in essere attraverso le sei basi sensoriali, ovunque lui andasse si stava portando con sé il mondo. Yes. So you cannot reach the end of the world by traveling there. Quindi non si può raggiungere la fine del mondo viaggiandoci. Okay. So anyway, as this perception of the world is persistent and deep in us, so also this perception, this sense of a self, is quite deep and persistent. E allo stesso modo in cui la percezione del mondo è molto persistente, molto radicata in profondità in noi, allo stesso modo anche questa percezione del sé è molto radicata in profondità in noi e persistente. So, the Buddha says it is due to compactness that this idea and this sense of a self inheres in us. Il Buddha diceva è a causa della compattezza che questo senso del sé risiede in noi. Inheres in us, yes, che persiste. Persiste, yeah, in noi. Yes. So we have the perception of the compact. We have a perception of compactness. Quindi abbiamo la percezione di qualcosa di compatto, di questa compattezza. And it is in the very fabric of our language and our linguistics and our conceptualization. È proprio dentro al tessuto, alla trama del nostro linguaggio e anche del modo in cui noi abbiamo di razionalizzare le cose. E concettualizzare le cose. Di concettualizzare le cose. Yes. Because we see and understand and communicate through concepts. Perché noi vediamo, comunichiamo, comprendiamo attraverso dei concetti. The various things of the world, books, trees, plants, selves, yes, all mental constructions. Tutte le cose del mondo, l'albero, il libro, me stesso, sono tutte delle costruzioni mentali. Now, you know, on the one hand, we need them in order to be able to communicate. Allora, ci servono queste cose perché dobbiamo comunicare. But when we take them for reality itself, then we end up with a somewhat hallucinated perception of the nature of things. Ma quando le scambiamo per la realtà stessa, allora stiamo cadendo in una sorta di percezione allucinata delle cose. Yes, because the concept is a fixity. Perché un concetto è una cosa fissa. It is static, it does not change. È statico, non cambia. But reality is a flux and a flow. Mentre la realtà è un flusso. Simple example. Today is a windy day. Per esempio, oggi è una giornata ventosa. What is a wind? Che cos'è il vento? What is a wind? So what is so we have this idea of a wind. Okay, it's a fixed idea. Abbiamo questa idea di vento, che è un'idea fissa.
But if you stand in the wind, what are you actually experiencing? Ma se state là fuori al vento, che cos'è che sperimentate davvero? Anybody experienced the wind today? Nessuno oggi ha sperimentato il vento. So there isn't such a thing as a wind. C'è una cosa non che c'è non una, c'è una cosa che There is not such a thing as a wind. What there are gusts of air of greater intensity, greater or lesser intensity and duration arising and passing away. Quello che c'è sono queste masse di aria di intensità, di durata diversa che passano. Che arrivano e passano. Yes, so if you stand in the wind, there's a gust of wind, a gust of air, it comes through, it may have a certain duration and intensity, and then it clears. And then, where is the wind? Quindi se stiamo fuori ci sono questi momenti di aria che passa, e poi quando smette, dov'è finito il vento? And then there's another gust of wind. Poi c'è un gust of air, yes? Poi ritorna. And we have this sense of a fixed idea of a wind. E abbiamo questo senso però di vento come una cosa fissa. Yes, you see? It's in the very fabric of our language. Cioè, fa parte proprio del modo in cui parliamo, del linguaggio. We say, it is raining. Diciamo, sta piovendo. What is raining? Che cosa piove? Cos'è? What is this it that is raining? It? Yes, it is raining. Ah, che cos'è quel soggetto che piove? Yes, what is the it that is raining? Is there an it that is raining? C'è la pioggia. is there an it that is raining? You might say the rain is raining, but is there such a thing as rain apart from the falling of the water? Possiamo dire la pioggia sta piovendo, però c'è una pioggia che è qualche cosa a parte rispetto al cadere dell'acqua. The raining is the rain, isn't it? There is no rain apart from the raining. Non c'è la pioggia a parte la pioggia. You see this one, yeah? If you see this one, then you grasp also this way in which we construct the self. Se vedete questa cosa, potete capire anche il modo in cui costruiamo il sé. Okay, because the Buddha says this sense of self, it arises not by itself, but dependent on something. Perché il Buddha dice questo senso del sé sorge non da solo, ma sulla base di qualcosa. And he says, of course, that it arises in dependence on the five aggregates of clinging. E sorge dipendendo dalle cinque aggregati dell'attaccamento. So, there is an appearance. Quindi è un'apparenza. It is a nice metaphor is the metaphor of a rainbow. E una bella metafora è quella dell'arcobaleno. Is the rainbow a something? L'arcobaleno è qualcosa? Can it be touched or grasped? Potete toccarlo o afferrarlo? It's just a certain appearance, isn't it? È una sorta di apparenza, no? There is a coming together of conditions, sunlight refracting through droplets of moisture in a particular way that gives an appearance. Cioè ci sono determinate condizioni, e c'è il sole che va a battere contro queste goccioline di umidità e appare questo fenomeno. Yes, but it isn't a something in itself. Ma non è qualcosa in se stesso. Yes, so our self, sense of self arises like this in relation to the aggregates. Il nostro senso di un sé sorge nello stesso modo in relazione agli aggregati. It is an appearance, but it isn't anything in itself. È un'apparenza, ma non è niente per sé, per se stesso. So when the Buddha is asked, is there a self, is there not a self, he doesn't answer either question. Quindi quando il Buddha viene chiesto, c'è un sé, non c'è un sé, lui non risponde a queste domande. Because there is a coming into being of something and a passing out of that and a ceasing of that something. Perché è un venire in essere di qualcosa che poi si disgrega. Yes, but because we don't see this
seizing of things, we hold to this idea of something persisting. Ma è perché non vediamo queste cessare di queste cose che abbiamo l'idea che ci sia qualcosa di persistente. And the part of the reason we don't see the seizing aspect is because the five aggregates are subject to clinging. Uno dei motivi per cui non vediamo questa cessare è che sono aggregati soggetti all'attaccamento. Yes. So the sense of self arises in relation to the aggregates, but through the clinging. Perché il senso di un sé sorge in relazione agli aggregati attraverso l'attaccamento. That is why they are referred to as the five aggregates of clinging. Per questo si chiamano i cinque aggregati dell'attaccamento. What is it that the consciousness clings to? A che cosa si afferra la coscienza? It clings to body, it clings to feelings, it clings to mental states, it clings to perceptions. Si attacca al corpo, alle sensazioni, agli stati mentali, alle percezioni. It clings, in other words, to the aggregates of clinging. Si attacca, in altre parole, agli aggregati dell'attaccamento. Okay, because even an arahant has the aggregates. Perché anche un arahant ha gli aggregati. But since there is no clinging in relation to the aggregates, no sense of self arises in relation to them. Ma dato che non c'è attaccamento verso gli aggregati, non sorge nessun senso del sé. Okay, so there is the aggregates and there is the clinging to the aggregates through which this appearance continues to appear and persist. There are the aggregates. Ci sono gli aggregati, and then there is c'è the clinging to the aggregates through which this appearance of a self arises and persists. Attraverso cui poi questa apparenza di un sé sorge e persiste. Ok. You feel this? Ok. Now, it is because we cling to the aggregates, the Buddha says, that there is suffering. E il Buddha dice, è perché noi ci attacchiamo agli aggregati che c'è la sofferenza. Because of not understanding. Perché non li comprendiamo, non c'è right. Comprensione. So, he says, we have been roaming around in samsara for a very long time. Lui dice, stiamo vagando nel samsara da veramente molto tempo. And it is because we are continuously clinging to aggregates that this is going on. E questa cosa continua perché noi continuiamo ad aggrapparci a questi aggregati. So he says, there comes a time, monks, when the great earth burns up and perishes and no longer exists. Viene un tempo, monaci, in cui la terra perisce e non c'è più. Yes, but still I say there is no making an end of suffering. Ma dico comunque che non c'è una fine alla sofferenza. For those beings roaming and wandering on, hindered by ignorance and fettered by craving. Per quegli esseri che continuano a vagare incatenati dalla brama e dall'ignoranza. Yes, hindered by ignorance. Ostacolati dall'ignoranza, incatenati dalla brama. Yes, yeah. So he says, suppose monks, a dog tied up on a leash was bound to a strong post or pillar. Supponiamo che ci sia un cane legato a un palo ben piantato nel terreno. He says it will just keep running and revolving around that pole. Continuerà a correre intorno a quel palo. Right? He says in the same way. Allo stesso modo. Uninstructed worldlings. Un essere mondano che non è istruito. Regards form as self. Guarda alla forma come un sé. Feelings as self. Alla sensazione come un sé. Perceptions as self. Alla percezione come un sé. Volitional formations as self. Alle formazioni volitive come un sé. Consciousness as self. Alla coscienza come un sé. He just keeps running and revolving around form, feeling, perceptions, formations and consciousness. E continua così a girare intorno alla forma, alla coscienza, alla percezione, alla sensazione, alle formazioni volitive. Yes. As he keeps on running and revolving around them, he is not freed from them. E dato che continua a girare intorno a queste, non c'è libertà per lui, non può liberarsi. And since he is not freed from them, he is not freed from birth, aging
sickness, death. E dato che non si libera da questo, non c'è libertà dalla nascita, dall'invecchiare, dalla malattia, dalla morte. Not freed from sorrow, lamentation. Non c'è libertà dalla tristezza, dal lamento, Pain, dejection, despair. dal dolore, dalla disperazione, dal Disappunto. disappunto. Yes, not freed from suffering, I say. Io dico, non si libera dalla sofferenza. Quindi So these aggregates have got to be comprehended properly. questi aggregati devono essere compresi correttamente. For one who clings, the Buddha says, there is wavering. For one who does not cling, there is no wavering. Wavering. Yes, wavering, unsteadiness. Il Buddha dice: per chi si aggrappa c'è questo ondeggiare, cioè c'è un'instabilità, Yes, good. mentre per chi non si aggrappa non c'è questa instabilità. Perché? Why? Because the ground to which we cling is continually breaking up beneath us. Perché il terreno stesso a cui ci stiamo afferrando continuamente va in pezzi sotto di noi. Qual What is the ground to which we cling? è questo terreno a cui ci attacchiamo? They are the five aggregates of clinging. I cinque aggregati dell'attaccamento. And these aggregates are entirely unstable. E questi aggregati sono completamente instabili. They are continually breaking up beneath us. Sì, dentro di Breaking up Witidan beneath us. Within us, beneath us, yes, yeah? continuano a andare a pezzi in noi, ognuno. Yes. The Buddha said yesterday, remember, Lujati, kobikkave, tasman, lokati, vucati, right? It is disintegrating monks, that is why it is the world, yes? Vi ricordate ieri il Buddha diceva perché si sta disintegrando che questo è il mondo? Yes, also the world of the aggregates is disintegrating. Anche il mondo degli aggregati si sta disintegrando. What feeling is substantial? Quale sensazione è sostanziale? What physical sensation is substantial? Quale sensazione fisica è sostanziale? What perception is substantial? Quale percezione? What mood of the mind is substantial? Quale umore della mente è sostanziale? What arisen consciousness is substantial? Quale coscienza che è sorta è sostanziale? If we grasp to these things, then for us there is wavering. Se ci attacchiamo a una di queste cose, per noi ci sarà instabilità. Perché Because the ground keeps breaking up beneath us. il terreno continua ad andare in pezzi sotto di noi. So the Buddha says. Suppose monks there were a river, a mountain torrent, a swift flowing stream. E il Buddha dice: supponiamo che ci sia un fiume, un torrente, una corrente rapida. Yes, on both its banks there might be growing kusa grass. E su entrambe le sponde cresce l'erba kusa, Babaja grass. l'erba baba, Yes? babaja, Birana grass. l'erba biana, Birana. I birana. have no idea what these grasses are. Yes. Low bushes. Low Low, bushes, cespuglie. cespugli bassi, degli Overhanging trees. alberi che si sporgono. So, a person being swept down the stream. E c'è una persona che viene trascinata da questa He corrente. might grab at the what is it called? Cusa. At the kusa grass. Yes, good. He might grab at the kusa grass. Magari cerca di afferrarsi all'erba cusa. He might grab at the birana grass. O al birana. Or the babaja grass. Alla babagia. Or the low bushes. O a questi cespugli Or the bassi o overhanging agli trees. alberi che si sporgono. And the grass would break off in his hand. Però l'erba si spezza nelle sue mani. And the bushes would break off in his hand. I cespugli si And spezzano. the branches of the trees would break off in his I hand. rami degli alberi si spezzano. And in this way he would come to grief. E lui si dispera. Perché Yes, he would sink in the stream. Yeah? sprofonda nella corrente. Yes? So, even so, he says, E anche così,
an untrained person, unskilled in the Dhamma. Una persona che non è addestrata e non è abile nel Dhamma. Regards the aggregates as self. Guarda gli aggregati come un sé, But his aggregates keep disintegrating. ma questi aggregati continuano a And disintegrarsi. owing to that, he comes to grief. E andando così le cose, lui si dispera. Questa Yes, this is our condition. è la nostra condizione. Yes, but this idea of self has a stickiness to it. E questa idea di un sé si appiccica, Yeah, it's a si stickiness to it. Yes, it's sticky. To it. It has a stickiness to itself. A tweet. Yes, it sticks. Ok. Yes, it's difficult to get rid of it. Yeah? È appiccicosa questa idea di un sé, è difficile liberarsene. Yes, it seems to appear, the Buddha says, well, there are these two ways in which the self is constructed or established. Il Buddha dice, cioè, ci sono due modi in cui il sé si stabilisce, è costruito. Three ways. Tre modi. So, there is this tendency towards I making and my making. C'è questa tendenza a questa creazione dell'io e del mio. Yes, it is through this mechanism of craving, conceit and views. Che attraverso questo meccanismo della brama, della presunzione e della questa visione che abbiamo delle cose. Yes, so the Buddha often in regards to the aggregates will talk about this is not myself, this I am not, this is not mine. Quindi quando il Buddha parla di aggregati, li descrive dicendo questo non sono io, non sono il mio sé, non sono me, mio. Non è Non è mio, mio. non sono io, non è me stesso. Yeah? So these refer to these three tendencies, the tendency to conceit, which is the conceit I am. E si riferiscono a questi tre aspetti. Il primo è di questa presunzione del io sono, Yes, and this is a very subtle thing and goes very deeply. che è una cosa molto sottile che va in grande profondità. Only an Arahant doesn't have it. Solo un Arant non ce l'ha più. This felt sense of a self. Questo senso che si sente di un sé. Yes, and then there is the craving, this is mine. Poi c'è la brama, questo è mio. Yes, my feelings, my thoughts, my body, my pain. Le mie sensazioni, i miei pensieri, il mio dolore, il mio corpo, My anger. la mia rabbia. Yes. And then there is this view of self. This is myself. E poi c'è questa visione, questa idea di un sé come il mio sé. Yes. Now this view of self is more ideational. Questa visione di un sé è più ideativa. Yes, and it begins to break up through our meditation practice. Inizia a sfaldarsi grazie alla pratica di meditazione. When we begin to see that this mind and body is not really so much subject to our control. Quando iniziamo a vedere che la mente e il corpo non sono veramente soggetti al nostro controllo. Can we say of my body, no more pains for this sitting, thank you? Possiamo dire al nostro corpo grazie per questa seduta, basta dolore. Can we say to our feelings, only pleasant feelings from now on, thank you? Possiamo dire alle nostre sensazioni d'ora in avanti solo sensazioni piacevoli, To grazie. our mind, no more thoughts now for the next hour. O la nostra mente, per la prossima ora, niente pensieri. Yes? No emotional states are to arise except for mindfulness and concentration. Che non sorga nessuno stato emotivo, a eccezione della consapevolezza. Okay. Absurd, no? You see immediately, no control over this enterprise of these aggregates. Possiamo vedere immediatamente che non c'è nessun controllo, insomma, su questi aggregati. Yes, they arise and pass due to causes and conditions which often we don't even we are not even able to determine. Sono cose che sorgono e passano seguendo delle condizioni che molto spesso noi non siamo nemmeno in grado di determinare quali sono.
suddenly in our experience there is pain, there is anger, there is frustration, there is sadness, there is painful feelings, pleasant feelings, joy, it's all happening. Nella nostra esperienza tutto questo può accadere, ci sono i pensieri, c'è la gioia, c'è il dolore, ci sono sensazioni piacevoli, spiacevoli, eccetera. Not really subject to the wishes or desires of a self, is it? E non sono cose soggette ai desideri di un sé. Yes. So this view of a self begins to break up quite soon. If one is attentive to what is happening here. Quindi se noi siamo attenti a quello che succede, questa visione dell'esistenza di un sé inizia a sfaldarsi. Yes, and then it is said at stream entry that that view of self completely dissolves. E si dice che con l'entrata nella corrente questa idea del sé si dissolva completamente. But still this felt sense of a self persists and remains for a very long time. Però questo senso di un sé invece persiste e rimane per un lungo periodo di tempo. There is a sutta concerning this. C'è un sutta che parla di questo. The venerable Kemaka is dying. C'è il venerabile Kemaka che sta morendo. And there is a group of elder monks who want to know about his condition. C'è un gruppo di monaci anziani che vuole sapere della sua condizione. So they send a younger monk with a question. Quindi spediscono un giovane monaco con delle domande. And they ask him if he's getting better or how he's feeling. Vai a chiedergli se sta meglio o come si sente. And so the monk comes to him and says, "How are you feeling? Are you feeling better?" And Kemaka says, "No, I'm not feeling better. I'm feeling worse." E quindi questo monaco gli chiede come stai, ti senti meglio? E Kemaka risponde, no, non sto meglio, sto peggio. So then the monk takes the answer back to the elders. Questo giovane monaco riporta questa risposta agli anziani. And then the elders send him back with another question. Che lo rispediscono di nuovo indietro con un'altra domanda. So they ask him, have you completed the task for which you set yourself? Is your heart liberated through non-clinging? E la domanda è, hai completato il compito della tua vita, cioè ti sei riuscito a liberare completamente? And Kemaka says to the novice, no, I'm not an arahant. E Kemaka risponde a questo novizio e gli dice, no, non sono un arahant. And so then he goes back. E lui torna indietro con la risposta. So then they send him back with another question. Lo rimandano di nuovo indietro anche loro. And so then the question is, so where is the problem? With which of the aggregates are you attached? Or to which of the aggregates are you establishing an identity? E la domanda è, qual è il problema? Con quale degli aggregati sei attaccato? Con quale aggregato stabilisci ancora un'identità? And at this point, or maybe later, but anyway, Kemaka says, no, it's not like this. I don't identify with any of the aggregates. I don't take any of the aggregates as myself. But still, I have the sense of a self. E Kemaka risponde, no, non è così. Io non penso a nessuno degli aggregati come un mio sé, però comunque permane un senso del sé. And then he thinks, okay, it's better if I go myself and explain something to them. Yeah? So he takes his stick and he gets out of bed and he goes to meet the elders. Però a quel punto, detto che la cosa si complica, prende che Kemaka va con il suo bastone da questi monaci anziani per spiegargli. So he say, how is it? How would you explain this thing? Perché come lo spiega questa cosa? And Kemaka says, it's a delicate matter. It's like this. It's like the scent of a flower. E gli dice, una questione delicata, è come il profumo di un fiore. He says, would you say that the perfume belongs to the petals or to the stamen? And he names five parts of the flower. Perché lui dice, voi direste che il profumo appartiene al petalo oppure allo stelo e indica cinque parti del fiore. And they say, no, 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 no. E ognuno di questi è no. But still there is the perfume. Però comunque il profumo c'è. So how do you explain it? Come lo spieghi? You would say, have to say that somehow it belongs to the flower altogether. Quindi in qualche modo si direbbe che appartiene al fiore preso nell'insieme. Something that
persists even without direct identification with any of the aggregates in association with the aggregates. Quindi qualcosa che persiste anche senza una identificazione diretta con uno degli aggregati o con una? A thing that persists in relation to the aggregates but without an identification with any of the aggregates. Sì. So this sense of self is not without the aggregates, but it is also not within the aggregates. Quindi questo senso di un sé non è senza questi aggregati, ma non è nemmeno dentro agli aggregati. Yes, this is the very subtle thing here. And then while he's making this explanation, his mind pierces through this last delusion and he realizes arahantship while explaining the matter to the elders. È una questione davvero molto sottile e mentre lui spiega questa cosa agli anziani, la sua mente riesce a penetrare questo ultimo velo di illusione e diventa un arant. Mm. So, it's a subtle thing. Una cosa molto sottile. So, anyway, we have to reckon with this perfume of the self for a very long time. Comunque noi dobbiamo avere a che fare con questo profumo del fiore per ancora molto tempo. Okay, so now this sense of self, it arises in relation to the aggregates. Mm? Quindi questo senso di un sé sorge in relazione agli aggregati. So let's look briefly at these things. Huh? Quindi guardiamo un po' queste cose brevemente. So there are these five aggregates. Ci sono cinque aggregati. Mm? There is the aggregate of materiality. L'aggregato della materia. And I don't use the word body because, excuse me, body is a concept. Mm? Non uso la parola corpo perché corpo è già un concetto. Yes, whereas materiality here refers to the bare sense impressions that constitute our idea of the body. Mentre con materialità qua io indico queste sensazioni fisiche che costituiscono poi l'idea del nostro corpo. Yes, so the Rupa Kanda, this Kanda is aggregate and Rupa is materiality. The Rupa Kanda is defined as the four great elements and the form derived due to the four great elements. Quindi questo Rupa Kanda, Rupa vuol dire materia, Kanda aggregato, è definito da questi quattro elementi primari e dalla materia derivata, altri elementi che derivano da questi quattro. Ok, now, these four great elements are also not things. Allora, questi quattro grandi elementi non sono cose. They are just concepts in themselves. Anche questi sono concetti. They are a kind of organization of physical sensations. È un modo per mettere in ordine, organizzare delle sensazioni fisiche. We already talked about this when I talked about experiencing the body as physical sensations, yes? Abbiamo già parlato di questo quando ho parlato di sperimentare il corpo attraverso le sensazioni fisiche. Yes, so hardness, softness, this belongs to the earth element. La durezza, la morbidezza appartengono all'elemento terra. Mm. Hot and cold belongs to the fire element. Caldo e freddo l'elemento fuoco. Tension, movement, pressure, these things belong to the wind element. Tensione, movimento, pressione sono l'elemento vento. And the element of water is a little bit tricky. It can't be experienced independently. L'elemento dell'acqua è un po' più ingannevole perché non si può sperimentare in modo diretto. So it is the sense of cohesiveness or togetherness of something, the stickiness or density of something that one encounters the water element. L'elemento acqua si incontra quando c'è questa sensazione di coesione, di qualche cosa che viene tenuto insieme. Yes, also heaviness is an aspect of it. Anche magari la pesantezza è un po' un aspetto di questo. So think of a piece of clothing that is dry and then think of a piece of clothing that is wet. Se pensiamo a una stoffa quando è asciutta o quando è bagnata. There's this heaviness in it, yeah? C'è questa pesantezza. Mm? So this is also an aspect of the water element but not directly experienced. Che è un aspetto dell'elemento acqua, ma non è sperimentato in modo diretto. Okay. So there are these sense qualities and that
is our direct experience of the body. Quindi ci sono queste qualità sensoriali che è la nostra esperienza diretta del corpo. Okay. So, just as yesterday the Buddha was asked the world in what sense is it the world, no? Come ieri c'era questa domanda, il mondo, in che senso si dice il mondo? And then he answers in various ways. E risponde in modi diversi il Buddha. Including, it is crumbling, therefore it is the world. Includendo la risposta del perché si disintegra che è il mondo. So he does the same thing with the body. Dice la stessa cosa per il corpo. But punning again, also playing on words. Anche qua giocando un po' con le parole. So he says, so he's asked, in what sense is it form, Venerable Sir, in what sense is it form? Chiedono in che senso c'è la, è la forma, Venerabile Signore. I read in Pali. Lo legge in Pali. It's the same structure as yesterday. Yes? So it's rupati. Rupati tiko bhikkave tasma rupanti vuchati. So it is rupati bhikkhus. Therefore, it is, therefore I say form. So let me say, it is rupati because therefore I say rupa. Questo è rupati, monaci, per questo si chiama rupa. Yes, now rupati and rupa are also not linked etymologically. Rupati e rupa non sono collegati etimologicamente. A little humor. Yeah? Yes, c'è un po' di, yes, di humor because qui. He says, in what sense is it form? It is deformed, therefore it is form. Perché praticamente sta dicendo è la forma è forma perché si deforma. Very good. Okay, so that's what he's saying. Okay. So it's it's as paradoxical a response as in what sense is it the world? It's crumbling, therefore it is the world. Yes? It is form because it is subject to deformation, therefore it is form, he says. Quindi anche questa sembra una risposta un po' paradossale. Insomma, ci risponde, è forma perché si deforma. Yes? Okay. So what this sense of humor is there in Buddha Dhamma. Quindi c'è un po' questo senso dell'humor. Yes, it's there a lot. Anyway, in what sense does he mean deformed? He means that the body is subject to affliction. In che senso si deforma? Nel senso che il corpo è soggetto a stati di afflizione. Yes, it is disturbed, oppressed. È disturbato, è oppresso. Subject to injury. Soggetto ad essere danneggiato. Yes, so he says. And why bhikkhus do you call it form? It is deformed bhikkhus, therefore it is called form. Perché lo chiamate forma? Perché è soggetto a essere deformato. And then he says deformed by what? Ma deformato da cosa? He says deformed by cold. Dal freddo. Deformed by heat. Dal caldo. Deformed by hunger. Dalla fame. Deformed by thirst. Dalla sete. Deformed by contact with flies and mosquitoes. Dal contatto con le zanzare, con le mosche. By contact with the wind and the sun. Dal contatto col sole e col vento. It is deformed because therefore it is called form. Si deforma ed è per quello che si chiama forma. That is to say that the body is subject to affliction. Huh? E quindi dice che il corpo è soggetto all'afflizione. Yes. Subject to aging, subject to sickness. È soggetto all'invecchiare, alla malattia. Such a very narrow range of temperatures in which the body is comfortable. C'è un range di temperatura veramente ristretto in cui il nostro corpo si sente a suo agio. Then it starts to get uncomfortable, too hot, too cold. E poi molto in fretta ci sentiamo a disagio, troppo caldo, troppo freddo. There is the pain of hunger and thirst. C'è il dolore che viene dalla fame e dalla sete. And also the pain of urination and defecation. E anche il dolore della defecazione dell'urinare. Yes, there is the pain also connected with the breathing when one cannot get a breath, for example. Anche il dolore che può essere connesso con il respiro quando non si riesce a respirare. This body is oppressed by the elements. Il corpo è oppresso dagli elementi. This is the sense of it. E questo è il senso di questa cosa. So when we see like this, then there is the possibility to become disenchanted with form.
quando vediamo le cose in questo modo, c'è la possibilità di disincantarci dalla forma. Becoming disenchanted, we become dispassionate with form. E disincantandoci riusciamo a distaccarci dalla forma. By becoming dispassionate, it is possible that the mind may be liberated from form. E quando riusciamo a distaccarci, è possibile anche che la mente riesca a liberarsi dalla forma, attraverso Through non-clinging. il non attaccamento. Yes. Okay. So this is the first of the khandhas. Questo era il primo dei kanda. The second khanda is the Vedana khanda. Il secondo è i Vedana. And now I list them all because they are sort of all go together after this. Adesso li elenco insieme perché vengono un po' tutti collegati ora. Sono They are all aspects of mind and consciousness. tutti degli aspetti della mente, della coscienza. So there is the Vedana khanda, there is the Sanya khanda, which is the aggregate of perception. Quindi Vedana Kanda, poi c'è Sanya Kanda che è l'aggregato della percezione. There is the Sankhara Kanda, which is the aggregation of mental formations. Sankhara Kanda è l'aggregato delle formazioni volitive. And then there is the Vijnana Kanda, which is the aggregate of consciousness. Vijnana Kanda è l'aggregato della coscienza. In every moment of our experience, these five khandhas are present together. In ogni momento della nostra esperienza, questi cinque kanda sono presenti insieme. They arise together, they cease together, and arise together in a new moment of experience. In ogni momento sorgono insieme e svaniscono insieme. And then they arise again E in poi the next sorgono moment, ancora. yes? So, when we say something like, I hate the sound of the tractor. Quando diciamo ho udito il No, I rumore, hate the sound of the I tractor. hate, odio, Odio, yeah. Yes, I odio hate il the sound suono of the tractor. del trattore, odio il suono del trattore. It's one big compactedness here, isn't it? It's one C'è big. una grossa cosa tutta compatta qui. Yes, I hate the sound of the tractor. What have we got here? Che cosa abbiamo qui? Yes. We have sound. Abbiamo il suono. Yes, we have sound because we have ear and because there are vibrations and there is the dependently arisen sound consciousness. Abbiamo il suono perché abbiamo l'orecchio, perché ci sono delle vibrazioni che lo raggiungono e perché c'è una coscienza uditiva che lo sorge e conosce il suono. Okay, the meeting of these three is contact. L'incontro di queste tre cose è il contatto. Due to contact, there is feeling. Sulla base del contatto c'è la sensazione. An unpleasant contact is accompanied by an unpleasant feeling. Un contatto che è sgradevole è accompagnato da una sensazione A sgradevole. pleasant contact is accompanied by a pleasant feeling. Un contatto piacevole da una sensazione A piacevole. neither pleasant nor unpleasant contact is accompanied by the appropriate feeling. Un contatto neutro accompagnato da una sensazione neutra. So, in relation to the feeling, there is a perception. Quindi, in relazione a una sensazione c'è una What percezione. we feel, that we perceive, the Buddha says. Quello che noi sentiamo, noi percepiamo. Okay? What we feel, that we perceive, what we perceive, we pursue or reject. Allora, quello che sentiamo, noi percepiamo. Quello che noi percepiamo, poi lo perseguiamo oppure lo rifiutiamo. There is an intentionality that arises there. Vuol dire che qui c'è un'intenzione che sorge. Okay. So when we say I hate the sound of a tractor, Quando dico odio, io odio il suono del trattore. the I is in the center of this, but actually doesn't exist. L'io sta al centro di tutto questo, ma in realtà non esiste. There is this vibration of sounds. C'è questa vibrazione del suono. Seeing as there is the ear, there is the sound consciousness that arises, the vijnana arises. Dato che c'è l'orecchio, sorge la coscienza uditiva, vijnana. Okay, there is a moment of contact. C'è il momento di contatto. Seeing as the contact is experienced as unpleasant, an unpleasant Vedana arises. Dato che questo contatto è sperimentato come sgradevole, sorge una sensazione di In sgradevolezza. relation to the unpleasant Vedana, a not liking arises. In relazione a questo vedana sgradevole, sorge un non piacere, un.
And in combination with the Vedana, there is the perception of the sound as that of a tractor. This concept of a tractor arises. In combinazione con questo Vedana sorge anche un concetto del trattore. Okay. So, hate is the mental reaction. Quindi l'odio è la reazione mentale. Yes, the sound is the sound due to the ear, the vibrations and the consciousness. Il suono è il suono dovuto a vibrazione, all'orecchio, alla coscienza. The tractor is the perception. Il trattore è una percezione. The eye is totally extra. L'io è completamente estraneo. Yes, there is just the process of contact, feeling, perception, reaction. È soltanto questo contatto, questa sensazione, percezione, reazione. You see? It's clear? Huh? Where is the self in it? Dov'è il sé qua? Still it is felt as though an I were the subject of this experience. Però tuttavia noi comunque continuiamo a sentire che c'è un io che è il soggetto dell'esperienza. Yes. Someone who feels. Qualcuno che sta sentendo. Someone who experiences. Qualcuno che sperimenta. Yes. So the rupa is the materiality, the vibration, the sound aspect. Mm? Quindi rupa è la materia, questo il suono, l'aspetto del suono. And the sense base. E della base dei sensi. Mm? So the and then everything else happens through the mind. Mentre tutto il resto avviene nella mente. Mm? And it happens very very fast. E avviene molto rapidamente. Almost automatically. Praticamente in modo automatico. Because my initial perception is just light and colors, visual perception, let us say. Perché diciamo che la mia impressione iniziale è soltanto luce, colore. But already I'm seeing in terms of floorboards and walls and people that I recognize, and already the world is here for me. That is this perceptual quality. Mm? Però per me il mondo è già in realtà subito formato, vedo le persone, vedo i muri, cioè questa qualità della percezione che agisce subito. Yes. It's happening so fast. Avviene veramente velocissimo. Yes. So, just go through it little by little. Just go through it again carefully. Mm? Quindi ora ripercorriamo questi punti con più attenzione. Okay, so this Vedana is just this affective quality as pleasant, unpleasant and neutral. Huh? Allora, Vedana è questa qualità affettiva, quindi di piacevole, spiacevole o neutro. Okay. It arises in dependence on contact. E sorge in dipendenza del contatto. Okay, the Buddha says just as the rubbing together of two sticks, with the rubbing of two sticks there is friction, in the same way with contact there is feeling. Il Buddha dice lo stesso modo in cui sfregando due legnetti c'è cioè la frizione, Yes. Allo stesso modo con il contatto sorge il Vedana. Let me just see what word he uses. So he says, yes, he says just as heat is generated and fire is produced from the conjunction and friction of two sticks. Cioè, come il calore e il fuoco sono prodotti sfregando due legnetti. But when the sticks are separated, the resultant heat ceases. Ma quando si separano due legnetti, anche il calore svanisce. Yes, so he says, so too these feelings are born of contact. Allo stesso modo le sensazioni nascono dal contatto. Rooted in contact. Radicati nel contatto. Yes, contatto. With contact as their source and condition. Come il contatto è la loro fonte, la loro condizione basilare. And then he specifies what contact is felt as pleasant is accompanied by pleasant feeling, and so on and so forth. E poi specifica se il contatto è piacevole, la sensazione è piacevole e così via. So, this such a simple thing. Quindi questa è una cosa così semplice. Pleasant, unpleasant, neutral. Piacevole, spiacevole, neutro. Almost banal. Quasi banale. And still, a whole aggregate is devoted to it. Però un aggregato intero gli viene dedicato. And a Satipatthana is devoted to it. E anche uno dei Satipatthana è dedicato a questo. Why? Perché?
Because in dependence on feeling, there are these underlying tendencies that are triggered automatically in the absence of mindfulness. Perché a seconda di queste sensazioni viene avviato in modo automatico queste tendenze sottostanti. L'hai detto cosa? La brahma e l'avversione? No, I didn't say. I just said the underlying tendencies are triggered. Yeah? Ci sono delle tendenze sottostanti che vengono automaticamente avviate sulla base della sensazione. Yes. Pleasant feelings are accompanied by craving. Unpleasant feelings are accompanied by aversion, and neither pleasant nor unpleasant feelings are usually ignored or treated with delusion or accompanied by delusion. Quindi di solito la sensazione piacevole viene accompagnata dalla brama, quella spiacevole dall'avversione, mentre la sensazione neutra viene come ignorata, non viene vista, e quindi viene accompagnata dall'ignoranza. Yes. These are, of course, nothing other than the three unwholesome roots. E queste non sono altro che le tre radici non salutari. Now, seeing as what we feel we perceive, and what we perceive we intend. Allora, dato che quello che noi sentiamo, percepiamo, e quello che percepiamo, poi intendiamo, Then, in the absence of awareness, what we intend usually arises out of greed, hatred, and delusion. Allora, in mancanza di consapevolezza, questa intenzione che sorge di solito è accompagnata da brama, avversione o illusione. And so we produce kama, unwholesome kama, and then we have to bear the consequences of that in the form of its results. E dunque produciamo del kamma che non è benefico e poi dobbiamo subire i risultati di questo kamma. Yes, kamma means action. Kamma significa azione. But it is action by thought, speech and deed. È un'azione compiuta attraverso il pensiero, la parola o il corpo. It begins in the mind. Inizia nella mente, quindi. Yes. And then what we do has results which may be experienced in the moment or with delay. E poi quello che facciamo ha un risultato che potremo sperimentare subito oppure un po' più avanti. And since unwholesome actions produce unwholesome results, then we are in the field of suffering. E dato che un'azione che non è salutare produce dei risultati non salutari, rimaniamo nel campo della sofferenza. Triggered by this vedana. E tutto questo viene innescato dal vedana. Yes, it's triggered by the feelings. And that is why the Buddha is asking us to pay attention to this. È per quello che il Buddha ci dice di prestare attenzione a quel punto. It is also with the feeling that there is the perception, and it is also with the feeling that there is the eye sense. È con la sensazione che c'è la percezione e con la sensazione c'è anche un senso dell'io. Someone who's experiencing this as feeling. Qualcuno che sta sperimentando questa cosa, questa sensazione. He even says to Ananda explicitly at a certain point, if there were no feelings, would the conceit I am arise? And Ananda says, no. C'è qualcuno chiede ad Ananda. No, Buddha. Il Buddha chiede the Buddha ad Ananda. Asks, says Ananda. So Ananda, I'll find it, it's here somewhere. Il Buddha chiede ad Ananda se non ci fosse la sensazione sorgerebbe il senso di un sé e Ananda gli dice no. He says, where friend there is no feeling at all, would there be any such notion as I am? Se non ci fosse alcun tipo di sensazione, ci sarebbe la nozione di io sono? And Ananda says, no, there would not. E Ananda dice, no, non ci sarebbe. So it is a simple thing, but a lot results out of it. Quindi è una cosa molto semplice, ma tante cose risultano da questo. So we need to be aware of it. Quindi bisogna essere consapevoli di ciò. It occupies this crucial link in the chain of
dependent origination. Occupa un anello importantissimo nella catena dell'originazione dipendente. Because with feeling there is craving, with craving there is clinging, with clinging there is becoming, with becoming there is birth, with birth there is the whole aggregate of suffering arising. Perché con la sensazione c'è la brama, con la brama c'è l'attaccamento, con l'attaccamento c'è il divenire, con il divenire c'è la nascita, la morte, tutto, tutto l'aggregato della sofferenza. Yes, okay. This is how it comes to be. And it's happening moment to moment to moment to moment. È così che viene in essere, è una cosa che accade in ogni momento. Yes. This is the These are the sankharas. Questi sono i sankhara. These volitive formations of the mind. Sono formazioni volitive della mente. The Buddha is asked, in what sense are the sankharas sankharas? Al Buddha venne chiesto in che senso i sankhara, cosa significano. And he says, they construct the constructed, they prepare the prepared, they form the formed. Loro costruiscono ciò che è costruito, preparano ciò che preparano, forse yes. Formano ciò che è formato. Yes, they form the formed. Because look, there is this feeling, there is this perception, then there is this natural push and pull in the mind, liking, not liking, wanting, not wanting. Allora diciamo, c'è questa sensazione, c'è la percezione, poi c'è questa naturale prendere o rifiutare della mente, questo volere e non volere. Yes, seeking, not finding, seeking and finding and seeking again. Quindi cercare e non trovare, cercare e trovare, ma poi cercare di nuovo, trovare ancora, cercare di nuovo. It's going on moment to moment to moment, huh? È una cosa che continua ad andare avanti di momento in momento. Yes. Every formation prepares the terrain for future formations. Ogni formazione prepara il terreno per delle formazioni future. Yes, they create the conditions for new arisings. Creano le condizioni per un nuovo sorgere. In this sense they construct the constructed. In questo senso costruiscono ciò che è costruito. Everything comes into existence dependent on other things. Tutto viene in all'esistenza in dipendenza da altre cose. Yes, what we do informs the terrain for what we will do, for what will happen. Quello che facciamo sta formando il terreno per quello che poi succederà e quello che poi faremo. Yes, you see, there is this continuous preparation for future preparations. C'è questa continua preparazione per una futura preparazione. Creating the ground for future arisings. Creiamo il terreno per un sorgere futuro. Yes, this continuous process of conditioned and conditioned things. È un continuo processo di condizionare cose condizionate. Yes, conditioned and conditioning things. Yes. Di cose condizionate e condizionanti. Yes. This is sankharas. Questi sono i sankhara. They construct the constructed. Che costruiscono ciò che è costruito. And it's happening on the level of the mind. It starts on the level of the mind. E questo inizia a livello della mente. The Buddha says, what we frequently think and ponder about becomes the inclination of our mind. Il Buddha dice, quello a cui noi pensiamo o riflettiamo di frequente, quella diventa l'inclinazione della mente. You see how it creates the terrain for future. If your mind inclines in that way, then it is likely to incline again in that way. Vedete, in questo modo sta creando un terreno per il futuro, nel senso che quando la mente si inclina in una direzione, è molto probabile che in futuro ripercorra la stessa e si inclini nella stessa direzione. You see, it's creating the conditions for new arisings. E crea le condizioni per un nuovo sorgere. Yes. This is the Sankhara Kanda. Questo è l'aggregato, il Sankhara. Yes. The most powerful driving force that keeps this wheel of samsara turning. Che è la forza che la forza più potente che mantiene questa ruota del samsara nel suo girare.
Actions and the results of actions. Le azioni e i risultati delle azioni. Yes. And here there is this crucial factor of intention. E qui c'è questo fattore cruciale dell'intenzione. Which we can become aware of in our meditation practice. E di cui possiamo divenire consapevoli nella nostra meditazione. Because the Buddha says kamma is intention. Perché il Buddha dice il kamma è l'intenzione. Because what we intend, that we do. Perché quello che noi intendiamo, che poi facciamo. And intend by way of thought, speech and deed. È un'intenzione che passa dalla mente, dalla parola o dal corpo. Usually we are not aware of these intentions. Di solito non siamo consapevoli di queste intenzioni. And so we are acting almost automatically. Le agiamo in modo praticamente automatico. Just in a completely conditioned way. In un modo completamente condizionato. Previous conditioning determining actions which are creating the terrain for future actions. Dei condizionamenti precedenti determinano le condizioni per delle azioni che poi determinano le condizioni per le azioni future. Yes, you see this? It's clear to you? Should make the hairs on your head stand up. Dovrebbe farvi rizzare i capelli sulla testa. Because amazing thing, huh? This is going on all the time. Perché questa è una cosa stupefacente e sta avvenendo in ogni momento. This is the flow that one is trying to stop in a way. Ed è questo flusso che noi stiamo cercando in qualche modo di fermare. Yes. The Buddha says kamma is the field. E il Buddha dice il kamma è il campo. Yes, consciousness is the seed. La coscienza è il seme. And craving is the nutriment. E la brama è il nutrimento. And in this way it goes on. In questo modo va avanti così. Consciousness takes seed in the field of kamma. Generating, fed by craving, generating new kamma. La coscienza prende questo seme del kamma e... No, è un seme che si prende, si radica nel campo del kamma, nutrito dalla brahma, genera nuova kamma, in cui si fertilizza questo terreno, in cui si nuovamente casca come un seme. Yes? So, this is going on. This is going on. Yeah? So, what we can do is begin to become aware of our intentions. Quindi quello che possiamo fare è iniziare a essere consapevoli delle nostre intenzioni. Yes. I've been saying to you, no? How is it that the hand arrives to the mouth? Vi avevo chiesto, com'è che fa la mano con la forchetta a finire alla bocca? What happens when there's pain before one moves? Just before one moves, what happens? Che cosa succede quando c'è un dolore proprio prima che ci muoviamo? How is it that we are standing and then we start walking? Com'è che succede che siamo in piedi e a un certo punto iniziamo a camminare? How is it that we are thinking something and then we are speaking it? Cosa succede quando pensiamo qualcosa e poi a un certo punto iniziamo a parlare? What is there? Cosa c'è lì? The intention is there. L'intenzione. Yes? But anyway, just watch into the process, it will become clear to you. Comunque se voi semplicemente osservate i processi, a un certo punto diventerà evidente. When we become aware of an intention, then we have a choice. E quando diventiamo consapevoli di un'intenzione, allora abbiamo una scelta. To follow through. Seguirla. Or just hold steady. O rimanere lì. Because what is the nature of the intention? Perché qual è la natura dell'intenzione? What is the nature of intention? It arises and passes. Sorgere e svanire. If you do nothing, nothing happens. Se voi non fate niente, non succederà niente. It can happen if you try to do this in walking meditation that you'll never start walking.
E può succedere, se provate a fare questa cosa nella meditazione camminata, che non riuscite più a iniziare a camminare. Because the intention will arise, you'll watch it, it'll pass. Perché sorge un'intenzione, voi la osservate e svanisce. You're still standing. E allora rimanete fermi. Then another intention will arise. Poi sorge un'altra intenzione. You'll watch it, it'll pass. La vedete e scompare. And still you're standing. E allora rimanete ancora fermi. So at some point start walking. Okay. So. A un certo punto dovete iniziare a camminare. Yes. So anyway, becoming aware of this intention gives us a possibility to choose. Quindi essere consapevoli di questa intenzione ci dà la possibilità di scegliere. This is the Sankarakanda. Questo è Sankarakanda. And then of course we have the aggregate of consciousness. E poi c'è l'aggregato della coscienza. Which we already spoke about yesterday. Di cui abbiamo parlato ieri. Yes, the six sense-based consciousnesses that arise in relation to the various sense organ and sense stimulus. Le sei coscienze sensoriali che sorgono in relazione dei loro rispettivi organi e oggetti sensibili. So this heap of consciousnesses. Quindi questo qua è un cumulo di coscienze. Yes, not one consciousness. Non è una sola coscienza. So he says, just as a fire, Buddha says, just as a fire is understood by the materials on which it is burnt, so also the consciousness is understood by the sense organ in relation to which it arises. Il Buddha diceva, come un fuoco viene chiamato, viene riconosciuto a seconda del supporto che sta bruciando, allo stesso modo anche le coscienze vengono riconosciute a seconda dell'organo sensoriale e l'oggetto dell'oggetto del senso. Because it arises in dependence on two things. Perché sorgono in dipendenza di queste cose, due so cose. Says, just as a grass fire is a grass fire, and a coal fire is a coal fire, and a wood fire is a wood fire, so eye consciousness, and your consciousness, eccetera. Quindi come un fuoco da carbone, un fuoco da legna, eccetera, così c'è la coscienza dell'occhio, quella dell'orecchio, eccetera. And this is quite difficult to see, as I already said yesterday. E come ho già detto, questo è abbastanza difficile da vedere. Because it is so fast. Perché è molto rapido. Okay, so these are the five aggregates of clinging. Questi sono i cinque aggregati dell'attaccamento. To which we have been attached since timeless time. A cui siamo attaccati da tempi immemori. And due to which we have been roving on in samsara. E a causa, by ignorance and fettered by craving. A causa di questo che stiamo vagando nel samsara, ostacolati dall'ignoranza, incatenati dalla brama. It's quite a predicament. È una bella affermazione. No, predicament, cos'è situazione. È una, like a situazione. Yeah, it's quite è una bella situazione. Yeah, it's quite a situation. Yeah. So, okay. One last thing I say and then we stop. Yeah? Dico un'ultima cosa. So the Buddha says that these aggregates are empty in two ways. Il Buddha dice questi aggregati sono vuoti in due modi. He says they are empty of self and they are empty of substance. Sono vuoti di un sé, sono vuoti di una sostanza. So this emptiness of self we have already been talking about. As something that is extra to the aggregates. Abbiamo già parlato di questo essere vuoti di un sé, che il sé è qualcosa di in più che viene aggiunto. For, as regards the empty of substance, he gives five perfect similes. E riguardo all'essere vuoti di una sostanza, dà cinque similitudini perfette. Yes. So, he says, regarding the emptiness of the aggregates, he says, the body is a heap of foam. Il corpo è un mucchio di schiuma. Any substance in a heap of foam? C'è della sostanza in un mucchio di schiuma. Any shape, any form? C'è una forma, c'è una figura. So this is his metaphor for the body. Questa è la metafora per il corpo. Maybe we can get a taste of it in our meditation practice. Magari nella nostra pratica di meditazione possiamo avere un assaggio di questo. He says feelings are like water bubbles. Le sensazioni sono come delle bolle d'acqua.
nell'acqua. When it rains. Quando piove. Yes, so perfect. The raindrop lands on the pond and there is a little bubble that arises. È veramente perfetta come similitudine quando c'è una goccia di pioggia che cade nella pozzanghera e c'è questa bolla che esce per un attimo. With contact there is feeling. Con il contatto c'è la sensazione. And the bubble is just poop, 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 poop. E queste bolle esplodono subito. These are our feelings. E queste sono le sensazioni. Yes. He says perceptions are like a mirage. La percezione è come un miraggio. This is also perfect. Anche questo è perfetto. A certain set of vibrations comes into the ear. C'è una serie di vibrazioni che entra nell'orecchio. And this is very gross, huh? This way of representing it is very gross. Hmm? Il modo in cui le sto facendo io ora sono molto grossolane. Yes, and then you say tractor. E noi diciamo trattore. Where did this tractor come from? Where is the tractor? Da dove viene il trattore? Da dove viene fuori? Dov'è? Yes. It's like an image that is imposed on the bare vibrations, you see? È un'immagine che viene come sovrapposta a queste vibrazioni. That is the nature of a mirage. Ha la natura di un miraggio. In the desert there is some reflecting light and there's desire and this image of an oasis arrives. Siamo nel deserto, c'è questa luce che si riflette e noi c'è Brahma per qualcosa, l'acqua. No, Brahma per Sarajevo, yes. No. E allora sorge l'immagine di un'oasi, vediamo yes. Un'oasi. Yes, it just arises. Sometimes we can even see this like you're looking at an abstract pattern on a carpet and then suddenly a face will appear or something. Alcune volte vediamo questo processo quando magari guardiamo un tappeto, qualcosa, ci sono delle macchie e ci sembra una faccia. Yes, it's like the mind constructs the image. Questa è la mente che sta costruendo cose. We see it with our rising falling also. Lo vediamo anche con il salire e scendere. We're seeing something and then someone describes an open window with curtains blowing. Yes? Sperimentiamo qualcosa e poi, come qualcuno ha descritto, vediamo una finestra aperta con queste tende che svolazzano. Yes, perception is like a mirage. Quindi la percezione è come un miraggio. Yes, he says the sankharas are like a banana, like the trunk of a banana tree. I sankhara sono come un tronco di un banano. This is very interesting. Anche questo è interessante. Because a banana tree doesn't have a real trunk. Perché l'albero di banano non ha un vero tronco. If you cut it, it's empty inside. Se lo tagliate, dentro è vuoto. It's just leaves wrapped around leaves. Sono come foglie arrotolate su foglie. So if you start unpacking it, you don't find anything inside it. Quindi se iniziate a srotolare questa specie di corteccia, dentro non c'è niente. It's empty. È vuoto. Yes. And then he says the consciousness is the illusionist. E poi dice la coscienza è l'illusionista. It is due to the ignorance in the consciousness, touched by feeling and with perception, that this whole scenario appears to us as it does, world and self, and so persistent and deep. È perché c'è l'ignoranza nella coscienza che, quando viene toccata dalla sensazione e dalla percezione, la coscienza appunto crea tutte queste scene, tutte queste mondo sé, il persona, sé, yes. La persona, yes, all of this, the magical, the illusionist, the magician consciousness. E la coscienza è il grande prestigiatore. Yes. So okay, looking into our experience, unpacking our experience. Penetrating into the compact. Quindi cerchiamo di osservare la nostra esperienza, di penetrarla e di come smontarla in yes, vari pezzi. Yes. Disaggregating the aggregates. Disaggreghiamo gli aggregati. Empty of self and empty of substance. Che sono vuoti di un sé, vuoti di una sostanza. Seeing in this way it may be possible. To abandon clinging for them. Se si vedono in questo modo, forse sarà possibile abbandonare l'attaccamento che abbiamo per essi. That would be to have the possibility to be liberated from them.
E allora ci sarebbe la possibilità anche di liberarci da essi. Yes. That is the totality of the task. Questa è la totalità del nostro compito. Yes, the construction and the deconstruction of the house. La costruzione e la decostruzione della casa. Okay, I stop here. Thank you for your Mi patience. fermo qui. Yeah.